Buonasera amici e benvenuti in questo nuovo video di Samplay 096. Io sono Papi. Io sono Maria. Cosa faremo oggi? Legge Dal colore viola, dai ferretti, dallo stuzzichino, mi fai pensare che stiamo per fare un tutorial su come costruire un personaggio. Ho capito bene? dici chi? Un super cattivo, un cartone animato, un cosa? Forse un super cattivo? E che co e chi? Forse, forse, forse viola. Mister Hippo? E Bravo! dai, stupiscici, facci vedere come lo costruisci. Comunque sì, oggi faremo un tutorial su come fare Mister Hippo. Vai, facci vedere. Ecco qua. Dovete preparare questo. Vi Ok. do un po' di tempo, oppure mettete pausa e prendete questo. Ok. Fate così. Bisogna inserire questa pallina che sarebbe, diciamo, il corpo di Mister Hippo, Sì. giusto? No, Poi. questo è tutto al contrario. Ah, questa sarebbe la parte anteriore che è rosa, la pancia, diciamo. Mantengo da qui. Ok, Mettiamo bene così le poi. Che poi non sono le gambe, ma sono le zampe. gambe. Queste sono le gambe. Perché? Mi sei riposato un ippopotamo. Trattandosi di ippopotamo, ha le gambe, non ha le gambe ma ha le zampe, giusto? Cosa stai armeggiando? Ah, gli hai fatto, diciamo, la forma delle gambe con il doppio cerchietto, diciamo, eccetera, eccetera. Ok. Questo è per mettere la base. Vabbè, è già incollato. In realtà è già messo, è già incollato. Le Poi. cose non le facciamo con la colla. Quindi sfruttiamo questo ferretto per fare la forma classica dei due tondini, diciamo, delle gambe Di Mister Hippo. di Mister Ippo. Perché ho chiamato Mister Hippo? Come il biscottino Hippo. Ippo come Ti biscottino. ricordi Hippo Hippo? Non ce li Yes. stiamo mangiando più. È vero, ma ci mangiano sempre i biscottini di Ippo. Non li stai nemmeno più Li devo comprando. comprare, quelli della Kinder. Ippo. E abbiamo fatto anche le zampette, diciamo le zampette. Qua si vede un po' di ferro a tutti e due, guardate, non ce ne frega, gli animatronics devono essere fatti di Ah, ferro. infatti un animatronics quindi ha i pezzi di ferro che escono perché ha una struttura metallica. Ora mettiamo le braccia. No, gliele mettiamo infine le braccia. Iniziamo a fargli la testa. Cominciamo a fare la testolina. Che ha la classica forma di una testa di ippopotamo. Faccio un po' di musichetta. Ma che musica è? Sarà un gioco del Cicco. Ah, già giusto. In realtà potevamo metterci un po' di musica sotto al video. Vabbè, dove la La mettiamo? faccio io, dai. Diciamo che già sta venendo abbastanza carino come faccia, eh. Zoomiamo un po'. Fratello, secondo me è un po' grosso questo nasino, mi sembra un pappagallo. Non è un naso questo. E che cos'è? È quel coso tipo il corno, come tiene lo scoiattolo che tiene quella cosa così e poi tiene il naso. Però sta venendo fighissimo, anche se ha perso un occhio. Quindi lo mettiamo sto Secondo me devi fare un pochino con lo stuzzicadenti e poi ce lo infili dietro. occhio. Bravo. Un po' di spazio con tutti i denti, poi fai una pallina, po' e ce lo schiatti. E si metterà molto meglio. Buono. La stessa cosa anche di qua. Buono.
Si chiama Kinder Bueno, si chiama Bueno. Monta al cuore leggero. Come faccio? Già sta prendendo forma. Striscia, perché sarebbe la parte centrale della bocca. Bueno. E che la apriamo. Anche se mi si dice non è selvaggio. Facciamo. Ah, devi guardare. Certo, Mettiamo così. no. Troppo carino, troppo figo. Poi abbiamo finito anche la testa. E ce la infiliamo. No, sta venendo fighissimo. Fighissimo. Bam. Ora ci mancano le braccine, perché così onestamente sembra un uccello. Non c'ha le braccia, ma c'ha le ali. Non ce ne hanno nemmeno le ali. Anzi, noi dobbiamo fare prima il papillon, perché lui tiene tipo uno di quei cosi a fiorellino. Papillon? No, tiene questo qui, questa cosa qui. La faccio più a fiore. Ora tu stai replicando la forma di un fiore, giusto? Sì. Ok. Qua. Lui lo tiene così proprio, proprio storto. Fighissimo. Cos'è il ferro filato? Questo ferricciolo ci metteremo le braccia, anche se penso che sia un po' lungo. Comincia a mettere, poi glielo spezziamo. Tenta non poggetti la mano. Ma non si può incastrare questa cosa. No, Fammi vedere se lo possiamo mantenere. no, si è Prova. mantenuto, si è mantenuto. Tenuto? Così può fare anche così. Ok, Dai, metti le braccine. Sta venendo molto carino, devi aiutare a metterla. Aiutami a mettere eh? anche l'asta. Allora, se vuoi un consiglio, secondo me devi fare così. Prima cosa, dobbiamo No, perché addrizzarlo lui deve un avere po'. la mano così alzata. Una mano alzata. Anche Se vuoi Fnaf mettere una se mano si vede tutto alzata, il tempo salutato. dovresti fare così, questo qua, e poi lo facciamo uscire così. Poi andiamo ad amalgamare un pochettino qua per chiudergli il blocchetto. Ecco qua. Quindi mettiamoci un braccino qui alzato E gli e glielo facciamo fissiamo anche. qui. Lo mettiamo dopo la mano, aspetta. Fissiamo prima il braccino. Se non fissiamo il braccino non possiamo mettere la mano e questo braccino ci mantiene anche l'altro braccio. E poi quest'altro qui, dove sta? L'altro braccino lo mettiamo qui. Ecco qua, vedi, c'è una mano alzata e una abbassata, si tiene anche abbastanza bene. Poi metti la manina, metti l'altra manina. Ok, poi Abbiamo finito. finito E dobbiamo mettere la la base. La base. base la dobbiamo fare come facciamo sempre noi, però Eccolo. fatta così. Mettiamo i piedi in avanti così. Allora, facciamo così, guarda, mantieni un attimino. Mantieni un attimo qui, mantieni un attimo qui. Io direi di fare come facciamo sempre, quindi utilizziamo questo qui, facciamo una pallina, bella tondeggiante, schiacciata, compressa e fatta bene. Eccola qui. Poi noi utilizziamo questo coperchietto che è un po' concavo da un lato. E facciamo così per ricreare una base perfettamente dritta.
E infatti abbiamo ottenuto un'ottima base. Vai, inseriscilo sopra. Questo che cosa? Mi sono dimenticato un attimo di mettere questi. Tieni due bottoni qui. Due bottoncini. In realtà me li sono inventati, però comunque tiene due cose. Facci due buchini e poi ce li metti dentro come hai fatto prima. Quindi dove ce li ha? Qua? No, sì, no, li facciamo con buco. Ok. E un altro qui. Per fargli dei bottoni. Vai, inserisci l'altro bottone. Quest'altro si fa come piede. Però solo come questo C'è un piede. piede solamente questo? Sì. Va bene, inseriscilo qua sopra. Bello dritto. Direi che se non è un capolavoro ci manca poco. È venuto benissimo. È veramente uno sgorbio. Però è troppo Vuol carino. dire sgorbio? Che è un po' bruttino. Ma è brutto lui, però è venuto benissimo. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi raccomando, iscrivetevi al canale Sample 096 e metteteci un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Papi. Da Samuele. Ciao! Ciao.